video tutorial voglio mostrarvi come realizzare questa fantastica maglia top down che io ho deciso di chiamare maglia girasole. Per quanto riguarda il filato, ho utilizzato un filato che negli anni passati ho utilizzato tantissimo, ossia il filato della Mistrico Filati linea Canada Zucchero Luxe. È un filato sottile con all'interno il lamé. Ora dalla telecamera non so se si riesce a vedere che c'è, infatti questo lamé molto discreto perché è un lamé tono sul tono, quindi si vede più dal vivo che dalle foto, ma vi posso assicurare che è veramente bellissimo. Per chi non lo conosce, per chi conosce questo filato sa che è così, il lamé è tono su tono. Però voglio farvi vedere altri colori che sono disponibili sul sito, ce ne sono veramente tantissimi, uno più bello dell'altro, io li ho utilizzati quasi tutti, questo era uno dei colori che mi mancava, del motivo anche per cui l'ho scelto, questo color oro. Però come potete vedere abbiamo anche questi fantastici colori, questo fantastico rosso, che come ecco il lamè così si vede, ma anche questi colori, e all'interno del sito abbiamo anche il colore del bianco, del nero, del blu e anche molti altri colori. Passiamo al quantitativo. Allora, vi dico già che io per realizzare questa maglia ho utilizzato l'uncinetto numero 4, guardate quanto è larga, ho utilizzato soltanto 250 grammi. Ora, per una taglia M ve ne occorrono 300, per una taglia L ve ne occorrono 400. Mi raccomando però, se volete fare un po' di maniche, qualsiasi taglia voi siate, dovete sempre andare a mettere un altro gomitolo in più, quindi 50 grammi in più. Quindi, se siete una taglia S ma volete un po' di maniche, 300 grammi. Se siete una taglia M ma volete le maniche, 350 grammi, se siete una taglia L ma volete le maniche 400 grammi, e così via. Quindi aumentate sempre 50 grammi per ogni taglia in base a quella che ho utilizzato io per farla, altri 50 grammi se volete appunto fare un po' le maglie e le maniche. Naturalmente se volete fare il vestito dovete mettere ancora qualche quantitativo in più, anzi fatemi sapere se volete nei commenti se volete una versione di questa maglia anche più lunga stile vestito, con magari mettendoci un po' più frequentemente, se possiamo dire, questa striscia di fiori qua. Allora, parliamo appunto di questa maglia. E il top down che vi ho realizzato è un top down classico, nel senso che io questo punto l'ho fatto diverse volte rivisitandolo sempre. Come potete vedere sono queste strisce di maglie alte alternate ad altre strisce. Solitamente sono strisce di maglie alte, sono strisce di ventagli, sono strisce particolari. Questa volta io ho deciso di fare una semplice striscia di maglie alte rilievo, che non è troppo rilievo proprio perché ho usato un punto, un filato molto sottile. Però la particolarità, oltre a queste strisce che mi ricordano proprio appunto dei petali, per questo ho deciso di chiamarla girasole, e anche il fatto che alla fine, per dargli ancora un ulteriore movimento, sono andata a creare questi piccoli fiori in basso che si realizzano con quattro semplicissimi giri, e quindi è possibile fare un vestito dove magari mettere i fiorellini un po' di più, quindi tipo qua in vita oppure proprio sotto alla gonna facendone di più, quindi ci possiamo sbizzarrire. Quindi come vi ho detto nei commenti, fatemi sapere se volete che realizzi un vestito del genere. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiderate realizzarla, e se è così, come sempre poi mi raccomando mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncinettando con Elsa o sul gruppo Facebook La Libertà di Uncinettare e Sferruzzare, dove vi ricordo che ogni giovedì facciamo le dirette dove facciamo qualche creazione insieme, e sto anche per organizzare delle dirette dove fare degli sconti su alcuni filati che devo svuotare dal magazzino, ho bisogno di svuotare un po' di magazzino per poter mettere appunto i filati nuovi. Però oltre a questo vi ricordo che potete anche iscrivervi, e li lascio sempre in descrizione, al mio canale di Telegram, dove anche lì faccio dei pacchi offerta, quindi anche lì potete trovare dei filati in offerta. Detto ciò, quindi noi ci vediamo al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra maglia, che come vedete io ho già iniziato, ma vi farò vedere un piccolo motivo per poter farlo, un piccolo campione per poterla realizzare, io utilizzerò il filato della Mistrico Filati linea Canada Zucchero. Sto utilizzando il colore 12, che è questo colore d'oro, però qui potete vedere anche altri colori, tutti disponibili sul sito. Allora, vi dico già che io ho un totale di motivi montati di 100...
8 catenelle. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4. Io in questa maniera avrò un totale di 27 motivi. Ora, per una taglia M, andate a mettere soltanto 4 motivi in più, uno per la manica, uno per la manica, uno per il dietro e uno per il davanti. Mentre per una taglia L vi consiglio 6 motivi in più, uno sempre uno per la manica, perché comunque, come vedete, la manica è bella larga, però in modo da avere poi 2 motivi avanti e 2 motivi dietro in più rispetto a me. Quindi ripeto, io ho montato 108 catenelle, sono 27 motivi. Per una taglia M andate a mettere 4 motivi in più, 6 motivi in più per una taglia L, e naturalmente poi farete più giri di aumenti rispetto a me, mentre per una taglia XL andate a mettere 8 motivi in più. Detto ciò, quindi io lavorerò con l'uncinetto il numero 4 e, come vi ho detto, ho montato un piccolo campione. La lavorazione che andiamo a fare si ottiene su un multiplo di 8, quindi mi raccomando, se dovete aumentare appunto di 4 motivi, dovete andare a aumentare di 16 catenelle, qui e così via. Quindi ogni motivo sono 4 catenelle, quindi io ho montato 108 catenelle, mentre qui vi faccio vedere appunto un piccolo campione. Possiamo andare a fare quindi il primo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia alta, una catenella, entro nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e ricomincio da capo, vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, salto una maglia e vado a fare una maglia alta. Devo continuare a fare questo, quindi per tutto il mio primo giro. Quindi catenella, si salta una catenella di base, si va a fare una maglia alta. Io preferisco lavorare con l'uncinetto del numero 4 per avere la lavorazione il più morbida possibile, perché voglio che questa creazione sia bella morbida addosso. Quindi rinuncio alla mia solita rigidità questa volta per andare su una lavorazione molto molto morbida. Quindi continuo così per tutto il mio primo giro. Prima maglia alta e una catenella di separazione. Vado nella maglia alta successiva e realizzo una maglia alta, rientro un'altra maglia alta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Maglia alta e rilievo, quindi entro nel foro prima della maglia alta ed esco in quella dopo e vado a fare la mia maglia alta e rilievo. Catenella di separazione, vado nella maglia alta successiva e realizzo 2 maglie alte. Una e 2, catenella di separazione e si ricomincia da capo, quindi maglia alta e rilievo, catenella di separazione, vado dove ho la maglia alta e realizzo 2 maglie alte, una, 2, catenella di separazione, continuo così quindi per tutto il mio secondo giro. Sto terminando il secondo giro, ho fatto le 2 maglie alte, la catenella di separazione. Entro nella terza catenella, che è quella della mia prima maglia alta, e vado a fare una maglia bassa. Ora devo andare a fare il terzo giro. Il terzo giro e il quarto giro sono i giri che andremo sempre a ripetere. In realtà il quarto poi vediamo è come il primo, come il secondo, però vi faccio vedere bene. Allora, entriamo e facciamo sempre la nostra maglia alta in rilievo, quindi una maglia bassa in rilievo, e poi andiamo a fare 3 catenelle, che sono la nostra prima maglia alta, e una catenella di separazione. Andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta. Stiamo così procedendo a fare degli aumenti molto graduali. Catenella di separazione, di nuovo maglia alta e rilievo, catenella di separazione, una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta tra la seconda e la terza, tra la prima e la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo, quindi maglia alta e rilievo, catenella di separazione, maglia alta sopra la prima maglia alta, maglia alta tra la prima e la seconda maglia alta, maglia alta sopra la seconda maglia alta, catenella di separazione, ricomincio da capo. Devo fare questo per tutto il terzo giro. Sto terminando il terzo giro, quindi entro sempre nella terza catenella,
e vado a fare una maglia bassissima. Ora, come vi ho detto, voglio andare a fare il quarto giro, che è uguale al secondo, perché andiamo a fare gli aumenti ancora, come abbiamo fatto qui. Quindi andiamo sempre a fare la maglia alta e rilievo, quindi maglia bassa e 4 catenelle, e andiamo a fare una maglia alta sopra la prima maglia alta, due maglie alte sopra la terza, sopra la seconda maglia alta. Una, due. Una maglia alta sopra l'ultima maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia maglia alta e rilievo, catenella di separazione, una maglia alta sopra la prima maglia alta, due maglie alte sopra la seconda maglia alta. Come potete vedere, quando faremo i numeri pari, giri pari, l'aumento andrà sempre fatto sulla maglia centrale. Io qui ne ho 3 maglie alte, quindi l'aumento lo vado a fare sopra la terza, sopra la seconda maglia alta. Se ho un gruppo di 5 maglie alte, io l'aumento lo andrò a fare sulla terza maglia alta. Questo perché devo andarla a fare sempre nella maglia alta centrale. Quindi continuo così per tutto il quarto giro. Ricordatevi sempre quindi che nei giri pari la maglia alta va, le due maglie alte vanno sempre fatte nella maglia centrale del gruppo del giro precedente. Quindi se avete 5 maglie alte, le due maglie alte vanno fatte sulla terza maglia alta. Se avete 7 maglie alte, l'aumento va fatta sopra la quarta maglia alta. E si continua quindi così per tutto il quarto giro. Sto terminando il quarto giro, ho fatto la catenella di separazione, quindi entro sempre nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima. Vado sempre a fare la mia maglia alta e rilievo 3 e 4. E adesso invece nei giri dispari, come abbiamo fatto qui nel terzo giro, che la maglia alta era fatta tra le due maglie alte, adesso la facciamo fra le quattro maglie alte. Dobbiamo dividere a metà le nostre maglie alte. Qui io ne ho 4, quindi vado a fare una maglia alta sopra la prima, una maglia alta sopra la seconda, una maglia alta tra la seconda e la terza maglia alta, una maglia alta sopra la quarta maglia, sopra la terza maglia alta. Una maglia alta sopra la quarta maglia alta, catenella di separazione, si ricomincia da capo. Andiamo a fare la nostra maglia alta in rilievo, catenella di separazione, maglia alta sopra la prima maglia alta, maglia alta sopra la seconda, maglia alta tra la seconda e la terza, maglia alta sopra la terza, maglia alta sopra la quarta. Catenella di separazione, si ricomincia da capo. Quindi questi sono i due giri che andremo sempre a ripetere. Ve lo faccio vedere anche nella nostra, nella mia maglia originale. Quindi, per capirci, vedete, io qui avevo 4 maglie e quindi ho fatto il quinto giro, quindi due maglie alte, la terza tra la seconda e la terza maglia alta. Nel giro successivo, quindi 1, 2, 3, 4, 5, nel sesto giro ho 5 maglie alte, quindi vado a fare due maglie alte normali e due maglie alte sopra la terza maglia alta. Nel giro successivo, avendo un totale di 6 maglie alte, ho fatto 3 maglie alte, la maglia alta tra la scusatemi, tra la terza e la quarta maglia alta, di nuovo due maglie alte. Io poi mi sono fermata con gli aumenti, ma naturalmente taglie più grandi devono continuare a fare gli aumenti. Quindi ricordatevi sempre, nel numero pari dovete andare a fare due maglie alte sopra la maglia alta centrale. Nel numero dispari, quindi nei giri dispari, quando avete il numero di maglie alte pari, dovete invece dividere le maglie alte e andare giusto al centro a fare la vostra maglia alta e procedere quindi così, ricordandovi sempre di fare la vostra striscia di maglia alta in rilievo. Io vi dico già, ma poi ve lo dirò procedendo quando ho messo i marcatori, che mi sono fermata ad un totale di 7 maglie alte. Una volta terminati gli aumenti, per non farne più, bisogna solamente andare a fare sempre una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi semplicissima.
Allora, io ho terminato il mio sprone, ho fatto 7 giri con gli aumenti dall'ottavo fino al dodicesimo, non ho fatto più aumenti e come vi ho spiegato all'inizio, non fare più aumenti significa andare a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi come potete vedere per me lo sprone è più che pronto. Mi raccomando, per una taglia M secondo me dovete fare un massimo un giro in più di aumenti, però dovete fare almeno 3 giri in più per mettere i marcatori. Mentre per una taglia L, 2 giri con aumenti e invece di 12 e di arrivare almeno a 17 giri prima di mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori, io ho fatto in questa maniera: ho posizionato 6 strisce per ogni manica, 8 strisce sul davanti, 7 strisce sul dietro, andando a mettere il marcatore dove ho le maglie alte in rilievo. Ora, per una taglia M vi consiglio di mettere 7 strisce per ogni manica e il resto dividetelo tra avanti e dietro. Mi raccomando, se avete una striscia in più, quella in più va sempre sul davanti. Per una taglia L invece io vi consiglio per la manica di secondo me 7 motivi vanno bene anche per una taglia L alla manica e il resto lo potete mettere per le parti avanti e dietro. Se però vedete che con 7 vi stringe la manica, io non penso perché guardate a me già 6 com'è larga, allora andate a mettere 8 motivi. Detto, vado a lavorare il mio corpo della maglia. Questa volta non inizio dal marcatore, ma inizio diciamo dal dietro. Ho fatto in modo che la striscia vada sul dietro. Questo perché mi sarebbe stato un po' difficile fare subito l'unione passando da dietro al davanti. Quindi adesso vado a fare normalmente la mia maglia alta in rilievo, la catenella di separazione e lavoro normalmente. Appena arrivo al primo marcatore, vi faccio vedere come andare a lavorare dalla parte dietro a passare a lavorare alla parte avanti. Allora, sono arrivata al primo marcatore, qui ho la mia manica dove ho le mie 6 strisce, devo andare a fare la maglia alta e rilievo doppia, cioè la mia maglia alta e rilievo sia avanti che indietro. Mi tolgo il marcatore così non mi dà fastidio e vado a fare in questa maniera. Prendo il filo, vado dietro ed esco nella prima maglia alta e rilievo. Prendo quella da quest'altro lato e faccio la stessa cosa. Quindi entro ed esco. Vi ricordo che qui ho le mie 6 strisce. Quindi a questo punto prendo il filo, esco da tutte e due le maglie alte rilievo, vado a fare quindi la mia maglia alta rilievo. Catenella di separazione, vado a lavorare normalmente la mia maglia alta sopra ogni maglia alta. Quindi semplicissimo. Adesso continuo a lavorare fino ad arrivare all'altro marcatore e farvi vedere di nuovo come passare dalla parte avanti alla parte dietro. Allora, sono quindi arrivata al mio secondo marcatore, quindi lo vado a togliere anche lui. Vi ricordo sempre, state attente di avere la manica nel verso giusto. Quindi io qui ho i miei 6 motivi e quindi prendo il filo, vado avanti e vado dentro dietro la maglia alta e rilievo sia del dietro che del davanti e vado a fare la mia maglia alta in rilievo, creando così qui la mia manica. E poi continuo a lavorare per chiudere il mio giro. Poi vado a lavorare sempre lo stesso giro. Se devo fare degli aumenti, faremo come abbiamo fatto per la parte iniziale, quindi lì non cambia niente e potete anche decidere di farlo degli aumenti sia soltanto in alcune strisce, quindi una striscia sì e una striscia no, se avete numero pari, perché altrimenti non lo potete fare. Se invece altrimenti potete farlo un aumento tutte le strisce. Oppure ogni tot strisce fate un aumento per avere soltanto delle strisce più larghe delle altre. Questo se non avete bisogno di allargare tantissimo.
Io avendo 7 maglie alte dovrei andare a fare nella quarta le mie 2 maglie alte. Deciderò comunque sul davanti, sul mentre procedo a lavorare, se allargare solo alcune strisce, se ho bisogno di fare degli aumenti oppure no. Comunque continuo a lavorare quindi la mia maglia o vestito, devo ancora decidere se maglia, maxi vestito, non lo so, deciderò nel frattempo della lavorazione e naturalmente poi vi farò sapere qualsiasi tipo di modifica che ho portato. Allora, io ho fatto 37 giri, quindi dallo scalfo fino a giù sono a 37 giri e ho deciso di variare un po' il punto sotto, faremo dei piccoli fiorellini in modo da rendere ancora un po' più ebbriosa questa maglia. Non ho fatto alcun tipo di aumenti, sono andata sempre con le strisce di 7 maglie alte. Mi raccomando, per chi ha fatto degli aumenti, quando arriverà verso la fine, diciamo questo fiorellini saranno comunque, andremo a fare comunque 4 giri più un altro per terminare, quindi diciamo un totale di 5 giri, quindi mi raccomando, vanno fatti verso la fine. Unica cosa, per chi ha fatto degli aumenti, se ne deve se ha un numero pari di maglie alte, ne deve andare a fare un altro giro di aumenti, perché per poter fare questa lavorazione abbiamo bisogno di un numero dispari. Quindi mi raccomando, se avete un numero pari di maglie alte, andate a fare un ulteriore giro di maglie di aumenti in modo da avere un numero pari e un numero dispari di maglie alte. Detto ciò, quindi andiamo a fare il nostro primo giro, che è semplicissimo, perché dopo aver fatto la nostra maglia alta, il rilievo e la catenella di separazione, andiamo in questa maniera. Andiamo a fare una maglia alta sopra le prime 3 maglie alte. Mi raccomando, se voi avete 9 maglie alte, invece di 3 maglie alte ne dovete andare a fare 4. L'importante è che quella, la maglia centrale, la saltate. Quindi vedete la mia quarta maglia alta, la mia maglia alta centrale, quindi catenella di separazione, salto la quarta e di nuovo vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Catenella di separazione, scusate, mi si è incastrato l'uncinetto. Quindi catenella di separazione e si ricomincia da capo. Maglia alta e rilievo, catenella di separazione, 3 maglie alte, una sopra ogni maglia alta, una, due, tre, catenella di separazione, si salta una maglia e si vanno a fare 3 maglie alte. Mi raccomando, se voi ne avete di più, dovete saltare quella centrale. Catenella di separazione, di nuovo maglie alte rilievo, catenella di separazione, di nuovo 3 maglie alte, una, due e tre. Catenella di separazione, si salta la maglia. Vado a fare questo quindi per tutto il mio primo giro. Terminato il primo giro, vi farò vedere come andare a fare il nostro secondo giro. Quindi sto terminando il primo giro, ho fatto l'ultima maglia alta, la catenella di separazione, entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e di nuovo vado a fare la mia maglia alta e rilievo e la mia catenella di separazione. E a questo punto andiamo a fare il secondo giro. Una maglia alta sopra la prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, 3 catenelle, una, due, tre. Vado dove ho l'archetto di una catenella e realizzo una maglia bassa, 3 catenelle. Si salta una maglia e si vanno a fare le ultime 2 maglie alte. Mi raccomando, chi ha maglie alte in più, vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, deve saltare solo l'ultima e la prima. Quindi se avete, dovete fare 3 maglie alte, ne fate 3, se dovete farne di più ne fate di più. L'importante è che saltate la maglia alta prima dell'archetto e poi dovete saltare la prima, quindi 3 catenelle, si salta la prima maglia alta e si va a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta. Catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi andiamo sempre a fare una maglia alta in rilievo, catenella di separazione, una maglia alta sopra le prime 2 maglie alte, una, due, tre
catenelle, una, due, tre, salto l'ultima maglia alta, entro nell'archetto e vado a fare una maglia bassa, 3 catenelle, salto la prima maglia e di nuovo vado a fare 2 maglie alte, 1, 2, catenella di separazione e si ricomincia da capo. E bisogna fare questo quindi per tutto il secondo giro, quindi catenella, 2 maglie alte, 1, 2, 3 catenelle, si salta l'ultima maglia, si va nell'archetto e si fa una maglia bassa, 3 catenelle, si salta una maglia e si vanno a fare le ultime 2 maglie alte. Perfetto, si continua quindi così per tutto il secondo giro. Vi farò vedere come terminare e come iniziare poi il nostro terzo giro. Allora, sto terminando anche il secondo giro, ho fatto le ultime 2 maglie alte, la catenella di separazione, quindi entro nella terza catenella. Di nuovo vado a fare la mia maglia alta e rilievo le mie 4 catenelle, ossia 3 per la maglia alta e 1 per la separazione. E adesso vado a lavorare, quindi vado a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto di 3 catenelle, catenella di separazione, salto, vado direttamente nell'archetto successivo vicino alle maglie alte o semmai entrate nella terza catenella e andiamo a fare la nostra maglia alta e poi una maglia alta sopra ogni maglia alta. Mi raccomando, chi ha le maglie alte in più deve fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi potete o entrare in questa maniera o entrare nella catenella. Io preferisco non entrare nella catenella ma andare a fare la maglia alta vicino alle maglie alte in questa maniera. E quindi si ricomincia da capo, quindi catenella di separazione, maglia alta e rilievo, catenella di separazione, una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto di 3 catenelle restando vicino alle maglie alte o altrimenti entrate nella prima catenella, catenella di separazione, si va nell'archetto successivo e si fa una maglia alta, una maglia alta sopra ogni maglia alta, catenella di separazione e si ricomincia da capo. Quindi terzo giro davvero semplicissimo, maglia alta sopra maglia alta, maglia alta nell'archetto, catenella, maglia alta nell'archetto successivo, una maglia alta sopra ogni maglia alta e si continua così quindi per tutto il terzo giro. Vi farò vedere come terminare il terzo e come andare a fare poi il nostro quarto e ultimo giro. E vedete, abbiamo così creato questi fiorellini che con l'ultimo giro poi si vedrà ancora meglio. Allora, sto terminando il terzo giro, ho fatto la maglia alta e la catenella, quindi entro nella terza catenella e vado a fare una maglia bassissima e poi vado a fare la mia maglia alta in rilievo per fare il nostro ultimo giro, quindi 4 catenelle che sono la maglia alta e la catenella di separazione e adesso andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta nell'archetto di una catenella. Questo mi riporterà ad avere le mie 7 maglie alte. Naturalmente chi aveva più maglie alte ne avrà di più. Quindi semplicissimi 4 giri. Io naturalmente dopo questo giro, visto che ho ancora del filato, penso che farò anche un altro giro finché non termino tutto il filato, quindi non so, o uno o due giri, adesso vedremo, ma tanto comunque basta non farne tantissimi perché altrimenti poi i fiori non sarebbero più alla fine della maglia,
però almeno un altro giro lo faccio tranquillamente, quindi catenella di separazione e si ricomincia. E quindi andiamo di nuovo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, 2 e 3, una maglia alta nell'archetto di una catenella e poi di nuovo una maglia alta sopra ogni maglia alta. E come vi ho detto, si continua quindi così per tutto il giro, il nostro quarto e ultimo giro. Quindi ritorniamo ad avere le nostre 7 maglie alte, ecco, così si vede meglio che ci sono dei fiori. E io farò, come ho detto, anche un altro giro dopo, forse due, vediamo un attimo. Naturalmente vi farò sapere quanti altri giri sono andata a fare dopo il mio quarto giro. Allora, io alla fine ho fatto altri 3 giri, quindi dopo il quarto giro del motivo ho fatto altri 3 giri e quindi possiamo dire che la mia maglia è pronta. Come sapete, non mi piace fare i bordini, quindi non ne farò. E quindi anche questa maglia è terminata.